Ciao a tutti, io sono Claudia, bentornati su Creativamente, questo è il mio canale e oggi vi farò vedere come realizzare un fondo per borse ovale, quindi tutti i segreti, tutti gli aumenti che dovete fare per ottenere un fondo appunto per borse. Io con questo fondo realizzerò una borsa che vi farò vedere in un video seguente, quindi mi raccomando, guardate poi anche quello che farò, la borsa che realizzerò. Vi ricordo che il materiale che ho utilizzato lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it e per qualsiasi cosa, appunto, io accetto domande, scrivetemi nei commenti, seguitemi sulla pagina Facebook, trovate il link in descrizione e se provate a realizzare questo o altre delle mie creazioni, ricordatevi di mandarmi le foto sulla pagina Facebook che c'è appunto l'album dedicato a voi e alle vostre creazioni, appunto. Un bacione enorme e vi lascio il video tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo fondo è del filato che vada bene per realizzare delle borse all'uncinetto. Io infatti vado a usare il cordoncino Swan Magnum, ma potete usare anche lo Swan Minium o lo Swan Tie, quello che più vi fa comodo. Comunque un cordoncino del genere che sia appunto il materiale adatto a realizzare delle borse. E poi vi serve un uncinetto, io uso questi qua che sono uncinetti ergonomici e vado a lavorare con un numero 4,5. Quindi questo è quello che ci occorre. E vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it. Filo sull'uncinetto, partiamo avviando 16 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e 16 abbiamo detto, 16 catenelle, così. Adesso andiamo a realizzare una maglia alta per ogni catenella, quindi 3 catenelle che sostituiscono appunto la nostra prima maglia alta e dopodiché per ogni catenella che abbiamo fatto andiamo a fare una maglia alta, quindi una per ogni punto. Realizzato tutte le maglie alte e siete arrivati al fondo, fate l'ultima anche nell'ultimo punto. Dopodiché dobbiamo girare per andare a lavorare nell'altro lato. Quindi, nell'ultimo punto, oltre alla maglia che avete fatto, andiamo a farne altre 4 che ci permettono di girare. Quindi andiamo a realizzare 4 maglie alte nello stesso punto. Una, due, in questo modo, tre. E una 4 e vedete che abbiamo girato e adesso ci troviamo dall'altra parte e continueremo a lavorare le nostre maglie alte una per ogni punto per tutte e 16 le nostre catenelle fino ad arrivare all'ultimo punto dove facciamo di nuovo le ultime 4, le altre 4 tutte nell'ultimo punto e ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima nell'altro lato. Allora facciamo questo e poi qui il raccordo lo vediamo di nuovo assieme. Siamo arrivati qui nell'ultimo punto, vedete, ho realizzato tutte le maglie basse e adesso le maglie alte e adesso qui nel mio ultimo punto vado a realizzare le altre 4 tutte nello stesso. Quindi una, due, tre. E 4. In modo tale che adesso vado nella prima maglia alta che avevamo fatto e chiudo il giro con una maglia bassissima. In questo modo e vedete che abbiamo fatto il nostro primi due giri, diciamo. Una volta arrivati qui, dobbiamo di nuovo fare le nostre 16 maglie alte, quindi adesso facciamo di nuovo le nostre 3 catenelle che sostituiscono la prima. E dopodiché per ogni punto andiamo di nuovo a realizzare un punto alto.
in questo modo. Vedete? Così. E proseguiamo fino a quando non siamo di nuovo arrivati qui sull'angolo per girare. Quindi di nuovo qua ne facciamo 16. Arrivati qua al fondo, nel 16° punto alto, andiamo a fare un aumento. Quindi nello stesso punto andiamo a lavorare un punto alto. In questo modo. Poi ci troviamo di fronte alle 4 maglie alte che abbiamo fatto prima per girare. In ognuna di esse andiamo a fare un aumento, quindi realizziamo 2 maglie alte nello stesso punto. Una e nello stesso punto faccio la seconda. Qui 2, faccio una maglia alta e nello stesso punto vado a lavorare la seconda. In questo modo, e la stessa cosa ancora per i restanti 2 punti. Quindi qui uno e nello stesso punto lavoro un aumento. In questo modo. E nell'ultimo punto dei 4 di nuovo vado a lavorare uno e un aumento. E la stessa cosa faccio nel primo punto dei 16, devo lavorarne uno, che è il mio 16° punto, ancora con un aumento, come abbiamo fatto prima. E vedete che abbiamo girato. Adesso dall'altra parte non ci resta che ripetere quello che abbiamo fatto di qui, quindi facciamo di nuovo 16 punti alti per arrivare nel 16° e fare un aumento, e poi lavorare 2 punti alti per ognuno dei 4 qua nella curva e congiungerci di nuovo dove abbiamo iniziato. Quindi questo è quanto ci occorre per terminare il giro. Terminato il giro, facciamo di nuovo 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta e andiamo di nuovo a lavorare le nostre 16 catenelle. Se non volete contare ogni volta, basta che qua vi mettiate un segnapunti alla maglia numero 16. Quindi adesso lavoriamo di nuovo 16 maglie e poi vi faccio vedere. Una volta realizzate tutte e 16 le nostre maglie, adesso dobbiamo andare a realizzare un punto alto con un aumento per ogni punto fino ad arrivare qui, dove iniziano di nuovo le nostre 16 maglie, arrivare qui e di nuovo fare un aumento per ogni maglia. Ripeto, se non volete contare basta che vi mettiate dei segnapunti. Adesso non me li ho preparati, quindi non continuo a contare, ma basta che vi mettiate 2 segnapunti qua e 2 sopra e sapete esattamente dove iniziano e dove finiscono le vostre 16 maglie. Allora, adesso nella curva dobbiamo andare a fare un aumento per ogni maglia, abbiamo detto, partendo già dall'ultimo punto che abbiamo fatto. Quindi già nell'ultimo punto andiamo a realizzare un aumento. Dopodiché ci spostiamo nel punto seguente, realizziamo la prima maglia alta e poi nello stesso punto andiamo a realizzare l'altra, quindi un aumento. E così via per tutte le maglie alte della curva. Andiamo a realizzare un aumento. In questo modo, vedete, così, e nello stesso punto vado a realizzarne un'altra e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare qui dove termina la nostra curva e ricominciano le 16 maglie alte dritte e poi di nuovo fare un aumento per ogni punto della curva da questo lato. Quindi vedete che è molto semplice e realizziamo questo giro, tutto questo giro e lo stesso identico giro per il successivo. Quindi la stessa cosa che stiamo facendo adesso vale anche per il giro dopo. Ho terminato il giro e questo è il procedimento base per realizzare un fondo ovale. Io adesso per la borsa che andrò a realizzare partendo da questo fondo mi serve un po' più largo, quindi proseguirò facendo ancora un giro senza più aumenti, semplicemente faccio un punto alto per ogni maglia. Voi vedete in base appunto alle dimensioni della borsa che volete realizzare, se avete dei manici, se avete una chiusura clic-clac, quello che avete, se è grosso così vi può andare bene oppure se continuare
a girarci attorno senza più aumenti, semplicemente per ingrandirlo. Io appunto adesso vado ancora a fare un giro tutto attorno, altrimenti questa è la base e il nostro fondo è terminato. Poi dipende anche dalla grandezza del cotone, se del filato che utilizzate. Se ad esempio utilizzate lo Swan Minion, quasi sicuramente vi servirà ancora un giro tutto attorno. Io usando il Magnum mi è già venuto abbastanza grande, quindi magari dipende anche appunto dal filato che utilizzate. Questo comunque è il procedimento, spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao!